Bene, ritorniamo lentamente a noi, prendiamo nuovamente coscienza con il nostro corpo. Iniziamo allora questa conferenza sull'Apocalisse. Allora, io adesso faccio una breve introduzione sull'argomento, parlando anche delle cose, no? Che noi, essendo un gruppo pleiadiano, ci focalizzeremo soprattutto su ciò che i fratelli cosmici hanno detto sull'Apocalisse, perché poi sull'Apocalisse sappiamo che sono state dette un'infinità di cose, no? Da studiosi, veggenti, profeti e quant'altro, però noi, essendo un gruppo cosmico, ci focalizzeremo fondamentalmente su quello che i fratelli cosmici hanno detto sull'Apocalisse e sui tempi finali. Innanzitutto partiamo dal presupposto che l'Apocalisse non è nulla di misterioso, di fantasioso o di fantascientifico. Ma è qualcosa di assolutamente scientifico. Perché? Perché ogni 25.000 anni, cioè alla fine di ogni ciclo cosmico, avviene quella che viene definita la cosiddetta mietitura, cioè la raccolta delle anime. Si chiude un ciclo cosmico e le anime che hanno fatto una idonea evoluzione spirituale, trasmutazione spirituale, vengono raccolte dagli esseri cosmici e fatti transitare su pianeti, su piani superiori rispetto a quello terrestre. Quindi vengono portati, in base al loro grado di evoluzione spirituale, su pianeti di quinta, sesta, settima dimensione. Poi chi ha addirittura che so, raggiunto la realizzazione spirituale completa si unisce direttamente alla fonte, ma in genere, alla fine appunto di ogni ciclo cosmico, in base a questa raccolta operata dai fratelli cosmici, chi ha realizzato una idonea trasmutazione spirituale viene portato in quello che una volta veniva definito il paradiso, cioè i pianeti superiori, che sono pianeti di energie e di vibrazioni nettamente più alte rispetto alla Terra. Quindi sulle Pleiadi, Sirio, Arturo e via dicendo. Gli altri invece ripartiranno da un processo evolutivo sui pianeti di terza dimensione e chi si sarà comportato in maniera, diciamo, tra virgolette, criminale, chi si sarà macchiato di crimini o di avvenimenti delittuosi, addirittura verrà retrocesso in pianeti ancora più primitivi rispetto a quello terrestre. Quindi dovrà ricominciare nuovamente l'evoluzione dall'era della pietra, dal paleolitico e via dicendo. Simultaneamente alla raccolta, a questa raccolta, i mondi 3D, proprio quella loro precipua costituzione, cioè una costituzione duale, conflittuale e così via, verranno, tra virgolette, dissolti. Cioè il mondo 3D come lo conosciamo noi, che è un mondo completamente illusorio, verrà, tra virgolette, decomposto per iniziare nuovamente un altro ciclo. Ecco perché sì. Chi legge l'Apocalisse sulla Bibbia no, vede scene cruente, devastanti e così via, proprio perché il vecchio mondo, come più volte i nostri amici cosmici ci hanno detto nei loro messaggi, avrà un cosiddetto crollo, una cosiddetta dissoluzione. Noi in questo gruppo, lo abbiamo detto più volte, non siamo soliti fare previsioni o profezie sulla tempistica di questi avvenimenti, no? Perché non esiste
un futuro prestabilito, esistono tanti futuri prestabiliti. Il tempo è quantico, non esiste un tempo lineare, quindi non si può prevedere con esattezza quando avverranno gli eventi profetizzati dall'Apocalisse. Ecco perché molte profezie, o parole di veggenti e così via, il più delle volte fanno un buco nell'acqua, no? Lo vediamo anche nelle tante canalizzazioni che vengono postate nei gruppi di Facebook, quando si parla con precisione di ascensioni, o di apocalissi, fini del mondo e così via, non ci azzeccano mai, perché non è possibile prevedere con precisione la tempistica, anche perché il tempo è legato all'evoluzione della consapevolezza umana. Per cui la consapevolezza umana, la sua crescita o diminuzione, può aumentare o rendere più lento il decorso temporale di questi avvenimenti. È come dice lo stesso Vangelo, solamente il Padre, essendo il tempo quantico, conosce il giorno e l'ora. Tuttavia, molti indizi, soprattutto recenti, ci fanno pensare che stiamo entrando gradualmente nei tempi finali. Appunto, la fine del ciclo dei 25.000 anni, lo scoppio continuo di guerre, di epidemie, di carestie, di crisi economiche, no? Come dice Gesù nel Vangelo, si vedranno i popoli combattersi l'uno con l'altro, pestilenze, carestie, segni luminosi e così via. Ecco, i tempi finali avranno un avvio. Il figlio dell'uomo, gli uomini vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi, intendendo per nubi le navi spaziali, perché per nube è una similitudine. Quindi nei tempi finali il Cristo, cioè la radiazione cristica, ritornerà sulla Terra e la Terra verrà reintegrata nell'ordine cosmico, perché attualmente la Terra è in una sorta di quarantena, essendo un pianeta antidivino. E quindi bisognerà attendere la cessazione di questa quarantena affinché venga poi reintegrata in questo ordine divino. E il Cristo, cioè la radiazione cristica, tornerà ad avvolgere la Terra. E anche Gesù è un essere cosmico, è un comandante di queste navi spaziali. Ritornerà con l'Apocalisse sul nostro pianeta. Poi non dimentichiamo soprattutto il fatto che la Terra è entrata nella cosiddetta primavera galattica, cioè è entrato nel cono di luce del Sole centrale. Ecco perché abbiamo queste vibrazioni così alte ultimamente, perché dal Sole centrale, essendo in asse ora con la Terra, arrivano sempre più nuove informazioni, nuove vibrazioni, nuovi codici che ci fanno ascendere nello spirito e nel corpo. Quindi ci sono vari indizi, come dicevo io, che ci fanno credere che stiamo entrando nei tempi finali, anche se la tempistica non è definibile in termini precisi. Ma vediamo allora, come dicevo prima, cosa dicono i fratelli cosmici sull'Apocalisse. Cominciamo da un testo molto importante, Angeli in astronave di Bitonto. Di Bitonto era un contattista ligure, genovese, che 40 anni fa salì su una nave spaziale e fu reso partecipe da parte dei fratelli cosmici di varie verità spirituali cosmiche. Ecco cosa dicono. Voi siete entrati nella tromba, nella settima tromba dell'Apocalisse. Siete avviati alla battaglia finale tra bene e male, che è poi quello che dice
la stessa Bibbia, no? Siete entrati nei tempi che precedono il regno dei 1000 anni di Dio, predetto da San Giovanni. Non giudicate, ma state nell'amore. Questo significa che noi non dobbiamo più dipendere da quello che accade fuori, nel mondo 3D, perché rischieremo di esserne coinvolti. Questo bloccherebbe la nostra ascensione, ma rimanere ben centrati in noi stessi e nell'amore, perché l'amore è la chiave che ci farà ascendere l'energia più alta. Quindi, come dice anche Astar Sharan, amate e sarete salvi, perché in quinta dimensione la legge fondamentale è quella dell'amore. Per cui chi non ha maturato dentro di sé questa vibrazione difficilmente riuscirà ad ascendere. Ma prima dell'ascensione tutto sarà molto triste, poiché la terra dovrà liberarsi dal male per tornare pura. La terra dovrà essere purificata. Quindi prima dell'ascensione ci sarà una specie di purificazione, no? Verremo messi alla prova. Dovremo liberarci da tutte le scorie della terza dimensione. Questo potrebbe essere anche doloroso, no? Traumatico per molti, soprattutto per quelli che non hanno ancora cominciato nessun cammino spirituale, perché arriveranno impreparati a questo avvenimento. La purificazione, d'altro canto, è importante, no? È un po' come avviene nella personalità, no? In ognuno di noi. Affinché la nuova personalità possa nascere, dobbiamo liberarci della vecchia personalità, che andrà decomposta, andrà eliminata, quello che in alchimia viene chiamata la fase della nigredo, no? Della putrefazione, affinché poi possa nascere la nuova personalità attraverso il processo di trasmutazione. E questo avverrà con l'Apocalisse anche a livello globale, così come avviene a livello individuale in ciascuno di noi. Questo presuppone essere quindi ben centrati nella dimensione spirituale dell'amore, mentre molto distaccati rispetto al vecchio mondo illusorio del 3D, così come lo conosciamo, che andrà lentamente in decomposizione. Passiamo a un altro libro di messaggi, Astar Sharan, Messaggi all'umanità. L'ora si avvicina, non temete, le nubi, cioè le navi spaziali, sapranno dove porre le proprie esalazioni e dove andare a depurare. Arriva il momento che determina il vostro destino, la scelta tra Dio e l'esilio su un pianeta primitivo. Quindi chi non avrà realizzato Dio, il divino, dentro e fuori se stesso, dovrà ricominciare la propria evoluzione, la propria scuola su un pianeta 3D o addirittura ancora più primitivo. È arrivata la grande purificazione. Nessuno di voi perde un istante e si impegni in una profonda purificazione interiore. Quindi anche qui si sottolinea il lavoro spirituale da fare dentro di noi. Quando l'umanità dovesse scatenare un'altra guerra mondiale, ciò comporterebbe l'avvento di un nostro atterraggio. E questo ci riporta ai nostri giorni, perché quello che sta succedendo mette l'umanità a rischio di un'altra guerra mondiale. In questo caso, loro ci sarebbe chiaramente l'apocalisse, perché una guerra mondiale significherebbe l'apocalisse nucleare, e loro interverrebbero con i loro dischi volanti. Ci mostreremo in modo che possiate crederci e sceglieremo i principali colpevoli, mandandoli in esilio e premiando i giusti. Possiamo oscurare il cielo per vari giorni. Lo faremo in caso voleste scatenare una nuova guerra mondiale. Quindi anche qui Astar Sharan è molto chiaro
ripete quello che da anni ci dicono tutti i fratelli cosmici, è quello che dice l'Apocalisse. Poi, ecco, faccio un'ultima citazione, il libro dell'Uno, della Fratellanza Cosmica, dirà, questo è un libro molto importante, pieno di molte verità spirituali, cosmiche, l'ho trovata anche online, casomai metterò un link sul gruppo in modo che lo possiate trovare. E qui dice: c'è una tempistica sempre più ravvicinata per la Terra e per la vostra galassia che vi pa farà passare da una dimensione ad un'altra. Quindi ecco c'è il passaggio ascensionale. È molto probabile che il vostro pianeta possa esplodere in virtù di un criminale uso delle vostre risorse tecnologiche e militari, come avvenne per il pianeta Maldek e la civiltà di Atlantide. Qui c'è un riferimento al pianeta Maldek, che era un pianeta del nostro sistema solare e che fu fatto deflagrare in virtù di una guerra atomica dei loro abitanti, e molti abitanti di Maldek ora sono reincarnati sulla Terra. Per inciso, molte civiltà precedenti alla nostra, da Atlantide, Lemuria e altre ancora di cui noi abbiamo perso la memoria, sono state distrutte da guerre intestine, anche atomiche. Ad esempio in India sono stati trovati resti di città distrutte dall'atomica risalenti a 40-50 mila anni fa. Quindi periodicamente le civiltà di terza dimensione, appunto perché sono basate sul potere, sulla guerra, sulla competizione, periodicamente deflagrano inevitabilmente per un principio loro precipuo, perché solamente le civiltà che sono basate sull'amore e sulla pace, cioè le civiltà di quinta e sesta dimensione e così via, possono resistere in eterno, le altre inevitabilmente scompaiono per delle lotte, delle guerre intestine. Poi vabbè, cito qualche, ecco, il libro dell'Apocalisse, no? Che poi è quello che parla più in maniera più precisa di quello che dovrà avvenire, no? Nell'Apocalisse c'è proprio una sequenza ben precisa, e cioè la purificazione dell'umanità per opera dei demoni, cioè i demoni verranno liberati affinché mettano alla prova il nostro animo. Ci sarà il ritorno dell'Anticristo, appunto del mostro, del dragone, poi la battaglia tra le forze della luce e del male, e infine il ritorno del Cristo, della redenzione cristica sulla terra. Ecco cosa dice: scoppiò una guerra in cielo, da una parte Michele e i suoi angeli, dall'altra il drago e i suoi angeli. Questi furono sconfitti e il diavolo fu precipitato in terra. Che è quello che ci dicono i fratelli, cioè in cielo, cioè nello spazio, la guerra è stata già combattuta e vinta. Cioè i rettiliani, i grigi e così via, sono stati allontanati dalla Terra, perché loro prima erano i veri dominatori, le forze oscure dominavano la Terra, in virtù appunto di queste razze oscure, draconiani, rettiliani. Ecco, questi qua ora sono stati allontanati, quindi l'elite oscura terrestre si trova ora sola sulla Terra senza alleati, e cerca ovviamente di scatenare il caos su tutto il pianeta. Ora che la guerra è stata vinta in cielo, si sposterà sulla Terra. Ai demoni viene concesso il tempo di vessare gli uomini, punirli e metterli alla prova. Al mostro, cioè a Satana, fu permesso di far guerra contro quelli che appartengono al Signore. La bestia fece mettere il marchio sulla mano destra, cioè il 666, 666. Molti vedono in questo, no, il principio del controllo digitale, no?
degli uomini, delle coscienze, il Green Pass e così via. 666 cosa significa? Il 6 è 2 volte 3, cioè il numero della Trinità, cioè è l'uomo che si vuole mettere al posto di Dio. Poi ecco, dice, cosa dice? Poi vidi una nuvola bianca su cui era seduto il figlio dell'uomo, quindi c'è il ritorno del Cristo. Un angelo gridò: prendi la falce e inizia la mietitura, cioè quindi la raccolta appunto delle anime di cui abbiamo parlato prima. Poi un angelo afferrò il drago Satana e lo incatenò per 1000 anni. Poi parla della caduta di Babilonia, quindi il crollo del vecchio mondo, e alla fine vidi un nuovo cielo e una nuova terra, quindi c'è la nascita del nuovo mondo. Quindi ecco, c'è una sequenza ben precisa: purificazione, scontro, crollo del vecchio mondo, Apocalisse, e nascita del nuovo mondo. Per concludere, quindi, Apocalisse significa soprattutto una purificazione interiore e globale, quindi un processo di trasmutazione in cui dobbiamo impegnarci, senza il quale non possiamo assolutamente ascendere. Quindi questo significa rinunciare ai vecchi idoli del potere, del denaro, della competizione, cose che in quinta dimensione non esistono. Sono tutti valori, credenze di terza dimensione, dei mondi più densi, dei mondi decaduti. Se no non ci liberiamo di queste credenze, non potremo ascendere. Questo ci consentirà di passare dalla legge del potere a quella della luce e dell'amore. Bene, per concludere, appunto, come dice Astar Sharan, solo chi avrà realizzato l'amore dentro se stessi e fuori di se stessi verrà, tra virgolette, salvato, cioè potrà ascendere nei mondi superiori, perché l'amore è proprio il marchio di fabbrica del divino, dello spirituale. E allora solo diventando degli esseri pienamente spirituali, pienamente connessi con il Dio dentro e fuori di noi, potremo superare in maniera tranquilla, innocua, la prova dell'Apocalisse e ascendere nei mondi superiori. Bene, io mi fermo qua. Spero di non essere stato troppo lungo. E direi di aprire un po', ecco, la discussione, no? Il dibattito, per chi vuole intervenire, con domande, considerazioni, in modo che possiamo farci anche intuizioni, perché poi Dio, al di là di tutti questi messaggi, parla direttamente al nostro cuore. Ecco, Nella, ad esempio, mi diceva che aveva avuto una intuizione da parte della grande piramide dell'Egitto, no? Cioè anche la grande piramide dell'Egitto ha stabilito una cronologia molto precisa riguardo all'Apocalisse. La piramide dell'Egitto aveva previsto la nascita di Cristo, le guerre mondiali, e dice che l'Apocalisse dovrà avvenire in un tempo situato tra il 2001 e il 2030, grosso modo, poi staremo a vedere. Prego, Nelly, vuoi iniziare tu a farci partecipe di questa tua intuizione? Poi Grazie, chi vuole intervenire potrà grazie. farlo liberamente. Prego, Nelly. Sì, posso io. Io ho detto a Bruno che
Stamattina, quando ho fatto una meditazione, è successo questa connessione con la Grande Piramide di Giza. E poi, quando sono stata al lavoro, entro nella classe e vedo che sullo schermo si progetta ancora questa piramide. Questi sono i segni che ci appaiono. Io ho due domande. Prima domanda: si parla già di un evento in molti luoghi, molte fonti. Che evento è questo? Di cosa si tratta? L'evento con E maiuscola. La seconda domanda mia: come possiamo rendere più chiaro il nostro rapporto con i fratelli cosmici? Intendo già fisicamente reale. Capisci? Due Sì, scusami, puoi ripetere domande. la prima domanda? Cosa intendi per eventi? Non so. Scrivono e parlano, si parla di un evento. Cosa significa questo evento con E maiuscola? Con? E maiuscola. Che cos'è? Ah, M maiuscola, sì, ho capito. Ah, M. L'evento l'ho sentito nominare tantissimo, da tantissimi anni. Si attende questo evento in tutto il cielo. E io dico quello che ho sentito io. Prego. I maestri ascesi, Sananda, ne parlano moltissimo, ma sono almeno 10 anni che lo sento dire. L'evento sarebbe quando arriviamo nel punto in cui di perpendicolare dal sole centrale arriva la luce sulla Terra in un punto preciso. In quel momento arriva un'ondata di quello che spiegano, io vi dico quello che ho sentito, arriverebbe un flash di luce grandissimo, fortissimo e abbagliante, diciamo, e tutto il mondo lo sentirebbe nello stesso momento, tutta la giornata, sarebbe tutta la giornata questa cosa qui, tutti lo sentirebbero, è talmente forte che tante persone si debbono stendere per terra perché non riescono a sopportare l'impatto, ed è quello che purifica completamente tutti i piani della persona, degli esseri. Ed è lì che succede praticamente l'ascensione. Quelli che sono pronti riescono ad ascendere perché arriva questa energia fortissima. Ed è lì che si aprono i veli, la gente comincia a capire chi è veramente. È questo che intendono loro per l'evento. Allora, però tanti dicono che non è sicuro che avvenga. Se lo sperano, ma non è sicuro matematicamente che avvenga questa cosa. C'è una spiegazione molto precisa, io ce l'ho, se vi interessa poi ve la trasmetto, di come dai fratelli cosmici, stellari, maestri ci hanno dato questa spiegazione, ce la descrivono. In un giorno qualsiasi, in un qualsiasi momento, siete per la strada, siete al lavoro, siete ancora a letto, state dormendo, arriva questa cosa qua. Questo sarebbe l'evento, forse questo che Nelly volevi sapere, sì, Grazie. questa cosa qua. E ve lo posso trasmettere, lo ricerco e ve lo mando nella chat poi del Certo. blu, ve lo Sì, manderò appena lo trovo, perché io farci non sapere. riesco a spiegarlo, non riesco a spiegarlo bene perché ci sono dei concetti un po' difficili per noi,
che non siamo abituati, no? E quindi se sbagli la parola spasi tutto, capisci? Quindi preferisco trasmettervelo così. Certo, facci sapere di più. No, sicuramente, cioè, la Terra scendendo passa attraverso nuovi spazi cosmici, alcuni sconosciuti, quindi sarà investita da fenomeni in parte del tutto misteriosi alla mente umana, mai vista. Si parla anche dei cosiddetti 3 giorni di oscurità, no, per dire, Sì. che sono stati profetizzati più volte, ma ancora non si è visto nulla. Perché la tempistica, come abbiamo detto prima, non è suscettibile di essere prevista. Per cui, ecco, sono tutti, anche questa epidemia, cioè i virus, sono esseri di seconda, dimensione che, come dicono alcuni fratelli cosmici, accelerano la nostra evoluzione, cioè ci purificano, addirittura fanno da catalizzatore la nostra evoluzione. Quindi sono tutti fenomeni in parte ancora sconosciuti a cui verremo sottoposti durante questa fase di ascensione. Ad esempio, si parla anche di flash del Sole centrale, no? Che Ma avverrà è nei quello prossimi, lì l'evento, nel grande Bruno, flash, no? Ecco. quello lì che stai dicendo è l'evento, il flash Ecco, solare lo flash chiamano, solare, quella cosa lì, sì, esattamente. Quella di quello. piccolo e grande flash solare. Che sono de delle onde appunto di luce cosmica che in qualche modo ci preparano a un'ascensione più agevole, proprio a una traslitazione dei nostri corpi fisico e sottile. Poi per rispondere alla seconda domanda di Nelly, i fratelli cosmici comunicano in varie modalità, attraverso messaggi telepatici, attraverso visioni, sogni e così via. Cioè, i fratelli cosmici non hanno una vera e propria individualità perché loro agiscono in collettivo. Quindi, quando noi, ad esempio, anche il gruppo di Ra, no, che ha scritto il libro dell'Uno, agisce come coscienza unificata perché nei mondi superiori non c'è più egoicità, non c'è più individualità separata, ma è un tutt'uno, cioè sono coscienze collettive. Anche quando si parla di Astar, non è che bisogna sempre pensare a un individuo isolato, ma a una coscienza collettiva unificata che ci manda questi messaggi. Anche quando sentiamo parlare di Dio, molte volte sono appunto queste coscienze unificate superiori che ci mandano, questi messaggi. Allora, l'importante è, rimanere aperti, ricettivi al lavoro della radiazione divina e al recepimento di questi messaggi cosmici che ci possono appunto aiutare ad ascendere. Noi non è che dobbiamo fare chissà quali grandi cose per ascendere, bisogna semplicemente operare un distacco compassionevole e consapevole rispetto al vecchio mondo che sta crollando e operare una specie di vuoto, creare uno spazio vuoto interiore dentro di noi, affinché questa luce divina cristica possa essere accolta e fare appunto il lavoro di trasmutazione dentro di noi. Prego, chi vuole Grazie. intervenire è libero di esprimersi o fare domande. Quindi scusa se intervengo perché proprio stamattina mi ponevo sta domanda. Cioè, Sì, il fatto prego. comunque. Come? Mi Prego, senti? prego. Ah. Allora, io non ascolto, come dicevo prima, non ascolto telegiornali, proprio mi dà un fastidio anche quando mio papà, perché ovviamente abito con i miei genitori, non voglio sentirle. Stamattina mi ponevo No, questa domanda: perché non sono no, preoccupata? vai là. Cioè, come non so se riesco a spiegarmi. Scusa, non ho Vai via. capito perché non sono Vai via. preoccupata? Non sono preoccupata di tutto quello che sta avvenendo nel mondo. È come se
passatemi il termine, una sorta di menefreghismo. Sì. Quindi non no, no, la domanda è molto chiara. No, è una sensazione che un po' tutti noi abbiamo, nel senso che man mano che ascendiamo siamo sempre più assorbiti nella dimensione dello spirito. E quindi quello che succede fuori ci interessa veramente relativamente. Questo è un buon segno da parte tua, no? Questo non essere coinvolta, preoccupata da quello che accade fuori, perché evidentemente hai già maturato una buona centratura in te stessa, nella tua realtà interiore. Viceversa, chi non ha fatto questo lavoro di trasmutazione comincerà ad essere sempre più coinvolta dagli avvenimenti esteriori, sviluppare un atteggiamento di paura, di drammatizzazione, e questo finirà per bloccare il suo processo di purificazione e ascensione. Allora, ecco, per essere ben centrati nella realtà interiore, perché cosa dicono i fratelli? Che quando si ascende, la realtà interiore prende il posto di quella esteriore, perché tutto parte dalla nostra realtà interiore. Il mondo, quello che vediamo, non è altro che una proiezione di ciò che abbiamo dentro. Quindi, mutando ciò che abbiamo dentro, la nostra coscienza muterà anche il mondo esteriore. Allora, se noi riusciamo ad avere un bel radicamento, una bella centratura dentro di noi, non saremo più coinvolti e sottoposti a sentimenti di paura nei confronti di quello che avverrà all'esterno, soprattutto quando gli eventi cominceranno ad accelerare e a diventare caotici. Chi sarà preso appunto da sentimenti di paura, di angoscia e così via, difficilmente riuscirà ad ascendere, perché in quinta dimensione non esiste la paura, non esiste l'angoscia, non esiste il dramma, per cui non si possono portare questi sentimenti nei mondi superiori, anzi bisogna proprio eliminarli, no? Estirparli dalla nostra anima. È insediarsi in quella che i Rosa Croce chiamano la statica, no? Cioè una dimensione di stabilità, di pace interiore, di amore dentro di noi. E questo lo si fa attraverso appunto la meditazione sulle cose dello spirito, la meditazione all'interno della nostra anima, l'assimilazione dei concetti cosmici e spirituali e così via. Okay, e poi grazie, appunto Bruno. Il sentimento dell'amore sgorga appunto fondamentalmente dal realizzare una connessione profonda con la nostra realtà interiore, che è il divino dentro di noi. L'amore può sgorgare esclusivamente dal divino. Ecco perché è fondamentale rivolgersi alla nostra realtà interiore. Per parafrasare le parole del Cristo, il regno di Dio è dentro di noi. Tutto ciò che è fuori, soprattutto nei mondi 3D, è una completa illusione. Grazie. Prego, grazie a te. Prego, chi vuole intervenire può farlo tranquillamente. Gina, Donatella, Rosalba, prego. Io parlerei volentieri adesso di qualche cosa di pratico, perché adesso abbiamo visto un pochino tutta la parte più teorica, più filosofica del problema. Adesso forse sarebbe simpatico scendere un pochino più nei particolari che ci riguarderebbero da vicino, Prego. perché tante persone si chiedono in fin dei conti che cosa succederà. O che cosa potrebbe succedere, quando potrebbe succedere,
che cosa ci dobbiamo aspettare di pratico. E quindi, diciamo, tenendo conto che abbiamo fatto la nostra preparazione spirituale interiore, che ci siamo collegati al cuore, che ci siamo interessati di centrarci sulle leggi divine e della creazione e di metterle in pratica per mettersi in linea. Però adesso sarebbe simpatico che fra di noi un pochino uscissimo un po' fuori che cosa deve succedere in realtà. Allora, le ipotesi che ci sono, perché sono ipotesi, naturalmente non possiamo affermare niente, possiamo affermare di sicuro, non possiamo essere sicuri che succederà questo, quell'altro con una certa sequenza, non possiamo assolutamente dire quando, però potremmo mettere insieme un po' di idee che abbiamo sentito da destra a sinistra per vedere un pochino fra di noi che cosa si può fare in realtà, che cosa ci possiamo aspettare. Ci sono delle diverse linee temporali, secondo me, io ho sentito diverse linee temporali, cioè diverse possibilità, no, che sono parallele. E vedremo quella che poi succederà, magari non sarà neanche una di queste, sarà tutto diverso, perché può anche darsi che non sia esattamente tutto quello che abbiamo sentito dire, sarà ancora diverso. Però vediamo che cosa possiamo tirare fuori. Se avete sentito parlare di qualcosa, se ci possiamo approfondire, se ci possiamo. Questo che vorrei che venisse fuori. Per esempio, Bruno ha accennato ai 3 giorni di buio, che adesso viene di nuovo molto fuori questo messaggio, di nuovo negli ultimi messaggi se ne parla molto, che era stato messo un po' da parte, adesso lo risento moltissimo. Questa cosa del flash solare o dell'evento, addirittura il ribaltamento dell'asse, il prelevamento, cioè l'evacuazione dal pianeta da parte dei fratelli stellari, sono tutte delle possibilità che ci potremmo aspettare, che potrebbero essere nella linea di tempo temporale. Non sappiamo quale sarà, non sappiamo quando sarà, ma ci possiamo anche un pochino preparare a questa cosa, perché sono tutti degli avvenimenti, considerandoli tutti e tre, sono 3 cose eccezionalissime che non avremmo mai potuto immaginare, che non riusciamo neanche assolutamente a immaginare che cosa ci possono comportare. Quindi sarebbe bene parlarne un pochino più profondamente perché le persone si rendano conto a che cosa possono andare incontro per non arrivare all'impatto di avere paura, di avere dei sentimenti di panico, di essere invece, bisogna essere sereni, eccetera. Sarebbe interessante se si potesse parlare di queste cose, secondo me. No, senza dubbio, Quindi cara Donatella. se qualcuno ne ha già idea, oppure se non avete idea, ne, uno, Certo. sì, no, se, io ne ho qualcuno ne ho sentite, Sì. ditemi. Prego, se qualcuno vuole inserirsi. Nessuno ha sentito parlare di nulla? Ma io ho sentito parlare di flash del flash solare che dovrebbe, come hai sentito tu, che dovrebbe arrivare come si dice? Del plasma, delle onde di plasma. Delle onde del plasma e anche del ribaltamento dei poli, cosa Sì, quello è importante, infatti. che dovrebbe. Cioè, dopo che avviene questo, dovrebbe esserci la seconda venuta di Cristo. E poi, riguardo comunque al prelevamento da parte dei fratelli cosmici, dicono che la prima ondata sarà solo per i 144.000. Ecco, allora possiamo parlare di questa cosa perché ci sono già tantissime cose da dire. Se permettete, se volete, ve lo posso dire io qualcosa e poi magari chi vuole correggere di quello che dico. Quello che importa, interessante è il ribaltamento dell'asse, perché
sembrerebbe che questo asse in effetti si ribalta ogni 26.000 anni. È un periodo veramente, è un periodo reale, è una cosa reale nell'universo, non è solo un'ipotesi. Ogni 26.000 anni la Terra ribalta il suo asse per ripurificarsi. È un ciclo cosmico, diciamo, no? Ogni 26.000 anni. Allora noi, da quello che dice anche il creatore Aton della Luce, che dice Sananda, che dicono tutti, siamo nel 26.000esimo anno, giustamente, siamo arrivati al punto, ci mancano pochi minuti, diciamo, no? All'orologio, perché questo accada, questa purificazione. Quindi vuol dire che quando la Terra ribalta il suo asse magnetico, e non è che la Terra si capovolge, è l'asse magnetico che cambia, per essere chiari, ed è già moltissimo. Quando arriva questo, succedono delle cose tali sulla Terra che tutto si ribalta. Possono sollevarsi oceani, ricoprire le terre sprofondare e risalirne altre. Questa è la purificazione, perché quello che è sotto deve venire sopra e viceversa. Questo è detto. È già successo tantissime volte, non è la prima volta. È una cosa di cui nel cosmo, in tutto il cosmo, tutto l'universo è benissimo al corrente, è una legge naturale, e tutti sono preparatissimi a questo. Noi stessi, probabilmente, essendo anime antiche, l'abbiamo già fatto altre volte. Per esempio, se voi pensate nelle scritture, quando si parla del diluvio universale, è una di queste cose, è uno di questi avvenimenti del ribaltamento dell'asse, che è. Lì sono state le acque che hanno coperto le terre, è detto in modo molto semplice, molto schematico per una mentalità molto primitiva che ascoltava questi messaggi, e vuole dire questa cosa, no? All'epoca, quando sono successe queste cose, non se ne sono salvati pochissimi, perché tutto veniva inghiottito. Adesso, il nostro Dio creatore non vuole più che succeda questo. E vuole che la terra, che l'umanità ascenda con la terra che si purifica, che l'umanità se ne salvi una parte. Ecco dove le scritture parlano della divisione fra il grano e la pula, vuol dire che le anime che sono pronte, che sono allineate con la luce, con il creatore, saranno quelle che saranno prelevate e saranno portate nella nuova terra, diciamo. Le altre resteranno sulla terra e dovranno passare attraverso la morte per evolvere. Cosa voglio dire? Il momento di questa cosa qui non lo possiamo sapere, neanche Dio lo sa, perché è solo la terra Gaia che sa quando lo farà. È una cosa che decide al momento e che succede quando lei ha deciso di farlo. Perché cos'è che diciamo che siamo come sulla lama di un coltello, e la Terra ondeggia da una parte all'altra, quindi siamo quasi arrivati al punto per questo avvenimento. Che cosa può portare la Terra a accelerare o rallentare il suo ribaltamento? Può essere il comportamento degli esseri umani. Gli esseri umani, con le loro energie, con quello che fanno, energie negative, energie positive, che innalzano e abbassano le loro energie, questo può influire sull'accelerare o rallentare il ribaltamento dell'asse. Per noi sarebbe positivo, in effetti, che il ribaltamento a un certo punto avvenisse, che non ritardasse tanto, perché diminuirebbe la nostra sofferenza nelle prove, diciamo, no? Perché ne accelereremo il processo. Quindi, quando tutti i fratelli galattici, all'ordine del nostro creatore, Dio Padre, sono tutti agli ordini di lui, c'è una gerarchia, Astar Sheran prende ordini direttamente dal Padre, sono tutti allerta col dito sul bottone rosso, diciamo. Questo avvenimento, quando accadrà, il nostro creatore lo saprà un pochettino prima, cioè se ne accorgerà che sta succedendo e darà il via per il salvataggio.
Quindi vuol dire che tutti sono pronti, milioni, milioni, dico milioni di astronavi, navi madre, vesso spaziali, tutti intorno alla Terra, ce ne sono dei milioni, sono tutti occultati perché se fossero, se li vedessimo sarebbe impressionante, il cielo sarebbe coperto, immaginatevi quanti ce ne sono. Sono venuti da lontanissimo, dalle galassie, per venire a assistere a questo avvenimento e per partecipare a questa ascensione dell'umanità e al salvataggio delle creature che devono essere portate via. Quindi loro spiegano molto chiaramente, io ve l'avevo anche mandato nella chat blu questo avvenimento qui, ve l'avevo tutta la spiegazione che loro danno. E hanno 15 minuti di tempo dal momento che è stato dato il via dal padre, 15 minuti di tempo terrestre per portare via tutto quel che devono prendere. Allora, tutte le piante e gli animali sono portati via da d'office, cioè automaticamente vengono tutti prelevati e sono prelevati anche tutti gli animali domestici e i bambini prima dell'età della ragione. Cioè vengono salvati tutti e poi vengono presi man mano quelli che sono nella luce, diciamo quelli che sono guerrieri di luce, tutte le persone che sono allineate con la luce e con Dio, vengono tutti prelevati automaticamente. Gli altri, a tutta l'umanità viene data la possibilità di salvarsi, sia che siano nella luce o no. Viene mandato da ogni nave un raggio luminoso sopra ogni persona, viene come una scaletta, no? Viene proiettato un raggio, la persona si sentirà avvolta da questo raggio e sentirà telepaticamente il messaggio che i fratelli ti danno, chiarissimo, verrà spiegato a tutti, capiranno tutti, non ci sono problemi in qualsiasi lingua, in qualsiasi situazione si trovino, tutti capiranno all'istante che cosa sta succedendo e che cosa loro dicono. Loro danno la possibilità, spiegano di essere prelevati per essere salvati, o se invece vogliono rimanere sulla terra dove erano prima, spiegando che cosa succede. In questo succede telepaticamente, è rapidissimo, è una cosa come in un sogno, avviene una cosa rapida, lo sentirete tutti così. Quindi tutti quanti sono in grado di decidere se vogliono partire o no, qui perché viene fatto solo secondo il libero arbitrio e non possono obbligare nessuno né salvare nessuno Certo. brutalmente, non è un obbligo. E a questo punto voilà, chi rimane sulla Terra deve sapere le conseguenze che può avere, nel senso che deve subire gli sconvolgimenti che ci sono e tutto quanto, potrebbe anche sopravvivere, ma sarà un po' difficile visto quello che deve succedere. Cosa voglio dire? Quello che loro dicono di accettare questa salvezza, a prendere all'istante l'occasione di salvarsi senza paura. Andare verso questo con gioia, con serenità, sapendo che è una cosa bellissima, perché tra l'altro vedrete i vostri maestri, vedete tutti quelli, vedrete giustamente, e questa è la seconda, è la venuta del Cristo, perché lo vedremo in quell'occasione, quindi avremo questa meraviglia di vedere quelli che consideriamo gli angeli, i fratelli, eccetera, quindi è una cosa bellissima. Nel passaggio, nel raggio luminoso, avremo una grande scarica di energia, di luce, che ci farà fare un salto quantico. Quindi quelli che sono già quasi arrivati alla quinta dimensione, pa passando nel raggio, sono automaticamente in quinta. E così via, tutti quanti, quindi c'è una crescita vibrazionale e una cosa estremamente positiva. Niente, quello che loro spiegano di andare tranquillamente, non avere nessuna paura, di andare con serenità, con gioia. Certo. Più siamo in questo sentimento, più le nostre vibrazioni ci permettono di salire facilmente, di non avere nessun problema fisico passando in questa grandissima energia.
Se invece abbiamo paura, abbassiamo l'energia, avremo qualche problema fisico, possiamo soffrire di qualche problema, no? Diciamo. Però Certo, nessuna cara paura Donatella, no, perché. esattamente come dici tu, bisogna rimanere ben Sì. sereni, Non centrati, no, non ave ecco, non non avere avere nessuna nessuna paura paura. perché quando siamo arriviamo su, se abbiamo avuto un piccolo problema fisico, ci siamo sentiti male, qualche cosa, tutto è pronto per la nostra guarigione, cioè faranno di tutto per poter riportarci in salute, eccetera, eccetera. Chi eventualmente non ce l'ha fatta fisicamente perché aveva vibrazioni troppo basse a sopravvivere a questa cosa, gli sarà dato un nuovo corpo addirittura. Quindi nessuna Assolutamente. paura, assolutamente nessun problema. E anche se uno deve abbandonare il vecchio corpo, ce ne sarà, dice, un altro per tutto Assolutamente. Io quanto. sottolineerei quello che hai, una considerazione molto importante che hai detto tu, e cioè che la qualità, l'intensità dell'Apocalisse dipenderà dalla consapevolezza umana, cioè se l'umanità si mette in linea col piano divino, il processo di purificazione chiaramente sarà più soft, sarà più dolce, ma se l'umanità continuerà pervicacemente a rimanere nel potere, nella competizione, nel denaro, chiaramente il processo di purificazione potrebbe essere molto cruento. Quindi il piano divino c'è, però c'è anche il libero arbitrio delle persone di seguirlo in un certo modo piuttosto che in un altro, e da questo dipenderà anche l'esito della cosiddetta purificazione. Grazie Donatella per questo bel quadro che ci hai dato, su cui rifletteremo attentamente. Prego, chi vuole intervenire ancora? A Manuela, vuoi proposito. fare tu una tua considerazione? Gina, c'è anche Sì, Monica, scusi, vedo che si è unita. io cerco di Ciao Monica. recuperarmi con calma. Ho avuto problemi prima con la connessione. Ah, benvenuta, ora sei connessa perfettamente. Già un'mezz'oretta. Grazie per essere con noi. Prego, Grazie a voi. Gina, volevi intervenire? No, io non è che so tanto, però cerco io stessa di prepararmi alla calma, alla serenità, a essere forte. E mi metto nelle mani di Dio, nelle mani di Gesù. Dico, aiutami tu. E non so tanto a fissarmi su queste cose, perché non ci riesco, sto tranquilla in questo mondo, va bene così. Beh, la via dell'abbandono vuol dire che hai una fede molto, molto salda Sì, abbandono, nel sì, hai detto Cristo, giusto. nella tua guida, nei valori che lui rappresenta, no? Quindi soprattutto l'amore. E questo ti permetterà di ascendere in piena sicurezza, no? Che è proprio la via mistica di molti mistici, quello dell'abbandono, della resa assoluta. Ed è una via che in molti, molti seguono. Esistono varie vie, ognuno ha la sua via, non esistono vie prestabilite. Ognuno di noi è diverso dall'altro, ognuno c'ha il suo karma, c'ha la sua personalità, e quindi c'ha una via tutta sua da seguire. Ecco perché nessuno può indicare a un altro cosa fare, come comportarsi e così via, perché d'ora in avanti solamente il nostro spirito, la nostra anima è il maestro che ci guida. Per A me cui piace ascoltare tanto, eh. è finita anche l'era dei maestri, dei guru. Ognuno deve trovare il proprio maestro dentro di sé. Soprattutto dei guru. C'è solo Esatto. l'era della fratellanza, laddove un fratello può aiutare l'altro, ci si aiuta vicendevolmente,
ma ognuno, tra virgolette, è maestro a se stesso, nel senso che è lo spirito interiore, il Dio dentro di noi, che ci guida ognuno in maniera del tutto personale lungo la strada dell'ascensione, proprio perché la radiazione cristica spirituale è molto alta in questo periodo, in virtù appunto dell'azione del Sole centrale, che con i suoi codici, le sue informazioni, le sue vibrazioni altissime ci fa trasmutare e quindi riaccende, tra virgolette, il motore dentro di noi, riaccende lo spirito guida dentro di noi. Quindi, come dice Ma a Gesù, me piace. il regno dei cieli è dentro di noi. Ecco perché bisogna dare spazio a questa dimensione. Lo stesso Gesù si ritirava nel deserto, no, a meditare, cioè creava un vuoto interiore dentro di sé in modo che lo spirito si manifestasse e lo guidasse. Quindi la personalità egoica terrena deve diminuire, mentre quella, la realtà interiore deve aumentare, in modo che possiamo essere sempre di più nello spirito e meno nella materia. A me piace ascoltare tutto, per me è sempre un insegnamento quello che ascolto, specialmente queste riunioni. Infatti tesoro, però non so preoccuparmi. Sono serena. Bene, grazie mille, Gina. Sarà che ancora non è avvenuto niente, poi quando verrà il buio, la cosa non lo so come mi posso sentire, no? Posso provare anche un po' di paura, non è che... Però io sto partendo già a modo mio in questo modo. Io gli parlo sempre a Gesù e dico, Signore, io mi affido a te. Guidami tu sia ora e sia dopo. Sia fatta la tua volontà. Questo dico io. Mi sento sicura, mi sento amata. Sono. A volte, quando sono sola e ho problemi, qualcosa, magari mi chiudo in me stessa, gli parlo e lui mi risponde e mi calma, mi coccola. Voglio dire, mi rassicura, qualsiasi cosa brutta che io posso cedere, dopo ho il suo conforto. Ecco perché non ho paura. C'è un dialogo tra me e lui. Esatto, no? Cristo ha detto, io sono venuto per chiamarvi amici, quindi non c'è più un rapporto di sudditanza tra noi e la cosiddetta divinità, proprio perché il Cristo opera in noi, quindi ci deve essere un dialogo, no? Una corrispondenza continua e chi riesce a crearla dentro se stesso chiaramente fa svanire qualsiasi sentimento di timore. Di paura. Come dicono i fratelli, chi sta nella luce non deve avere paura di nulla perché è protetto, no? È protetto, guidato dal suo sé superiore, nonché Senti, dai fratelli cosmici stessi che fanno parte del nostro sé superiore, sé cosmico espanso. Quindi dobbiamo rimanere totalmente sereni e stabili, nonostante quello che avverrà nei prossimi anni, che sarà proprio il crollo del vecchio mondo, cioè delle vecchie certezze. Perché noi nel cosa che non frattempo si è saremo mai svolta. trasmigrati dalla dimensione della materia densa a quella dello spirito, quindi tutto ciò che riguarda il vecchio mondo non dovrà più interessarci minimamente. Lasciate che i morti seppelliscano i morti, no? Come ha detto Cristo, perché il mondo illusorio svanirà come un sogno.
cioè il mondo 3D, come così come lo conosciamo, è un mondo totalmente antidivino, quindi è destinato a crollare, a svanire. Prego, chi vuole intervenire? Ileana, vuoi fare tu una tua considerazione? Credo di aver parlato, cioè per quello che mi informo anche su canali Telegram, comunque ora li sto guardando anche molto meno perché c'è una sorta di o troppo da una parte o troppo dall'altra, quindi cerco di non essere influenzata. Guardo, sfoglio il giusto. Prendo quello che mi risuona e tutto il resto, diciamo, lo lascio un po' andare. È l'unica cosa che mi posso dire. No, le vostre spiegazioni sono state molto chiare, ma avete risposto comunque a delle domande che mi sono posta e come Vergina uguale, che sia fatta non la mia, ma la loro volontà è quella che dico sempre ai fratelli cosmici prima di dormire, fate di me ciò che volete, è la vostra, che sia fatta la vostra volontà e non la mia. Motivo per il quale viaggio parecchio di notte, ecco, questo sì. Sogni molto. Tanto, ma faccio dei sogni, Bruno, che guarda, vabbè, addirittura così, non li racconto perché sono veramente chilometrici, però li raccontavo giusto a una persona che mi segue, una mia carissima amica, era più stanca di me mentre glielo raccontavo, quindi a livello di sogni posso dire che sono tanti i messaggi che ricevo, anche perché vado a guarire le parti comunque di me che sono ancora bloccate, però vedo anche quello che potrebbe, chiamiamoli sogni premonitori, nel senso ho sognato che stavo sparando ed ero in guerra e subito dopo la Russia è entrata in guerra. Sincronicità, ecco, la chiamo sincronicità. Però sì, nei canali, ad esempio su Telegram, vedo che comunque parlano tanto di elite, di satanismo, di oscurità, soprattutto anche dal punto di vista globale, quindi non solo a livello politico, ma tutto ciò che comporta anche le celebrità tipo Hollywood, sento anche tanti che sono stati giustiziati e quelli che vediamo sono cloni. Ora, come la devo interpretare sta cosa? Nel senso, devo dare per veritiero quello che viene detto oppure lo devo prendere con le pinze? Io direi di attendere, attendere. Tu prendi le notizie, tanto il tuo spirito interiore ti dice già all'istante se la lampadina si accende, se sono cose veritiere o no, lo senti. E poi attendere, attendere perché tutte queste cose strane che si sentono, adesso ci sarà l'Apocalisse, cioè la rivelazione, tutto verrà fuori, continuano a spiegarci, tutto verrà fuori, vedrete delle cose che non immaginavate neanche, delle cose che non potevate neanche pensare e che tanti saranno sconvolti. Quindi aspettiamo e aspettiamo di ascoltare che cosa dicono, un momento o l'altro verrà fuori tutto, cioè verrà detto veramente chiaramente. Addirittura ci parlano che ne parleranno nei canali televisivi, che prenderanno la mano e daranno notizia a tutto il mondo di certe cose. Quindi io non vedo l'ora che questo arrivi, sto proprio veramente aspettando queste rivelazioni perché non si respira più, c'è proprio Sarà uno show bisogno di senza questo pari. ossigeno. Infatti, uno shock perché ci sono delle cose che non potete immaginare, quelle che stai leggendo non sono delle sciocchezze.
apri le antenne e senti cosa ti dice lo spirito dentro, vedrai. Cioè, alcune mi risuonano, nel senso che Sono incredibili, ma possono essere sono verissime. incredibili perché nel mondo 3D facciamo questa distinzione, tipo celebrità, ecco, che mai avrei creduto potessero essere affiliati comunque agli oscuri, chiaro che rimani un po', però Rimani poi se li male, osservi rimani bene, male. cioè, Salta all'occhio. vedi che c'è qualcosa che non va. Su altri invece riserva. Io non sono scettica perché ho fatto un percorso per arrivare appunto a credere nell'esistenza dei fratelli galattici. Ero partita con la legge dell'attrazione e poi sono arrivata a questo punto. Quindi ho fatto un percorso molto, diciamo, molto ampio. A livello di conoscenza, chiaramente, di informazione, però sono arrivata fino a qua. E insomma, non vedo l'ora che ci sia questa grande rivelazione, perché parlare di, sinceramente, lo dico proprio con compassione anche a persone coetanei, cercare di dare un significato a tutto quello che sta succedendo, che, ripeto, dal mio punto di vista è catastrofico, cioè è grande, non è catastrofico, però è necessario. E purificazione, È purificazione, purificazione. sì. E quando provo e ho provato, poi ho alzato le mani e ho detto tengo tutto per me. Che chiaramente di certe cose si può parlare, di altre no, e me ne sono stata, ho ascoltato la loro opinione, non ascoltano la mia perché poi associano comunque a tutta, secondo loro, una manipolazione di sempre Novax. Io peraltro sono Novax, ma ho dovuto fare il vaccino perché vivo con due persone, mia madre e mio padre, che hanno una certa età, e per paura, quindi sono stata, io ho detto, non ho venduto la mia anima, ma ho venduto solo il braccio, perché io rimango sempre. Poi ho fatto comunque una procedura di pulizia energetica, perché proprio me lo voglio togliere. E sinceramente, quando l'ho sentito proprio andare via il virus, scusate, il vaccino, è come se fossi stata, quando si dice esci da questo corpo, no? E io ho proprio sentito questa cosa, che ho avuto uno scossone per 2 volte. Proprio come a dire, me ne sono andato. Certo, perché poi la potenza dell'anima è superiore a qualsiasi altra cosa, no? Quindi anche Sì, al vaccino. certo. E per me è stato un trionfo, cioè, diciamo che ho sto certificato perché così almeno sono tutti felici e contenti. A me non me ne frega niente perché non lo uso neanche, quindi non so perché ce l'ho, però l'importante è che io sia proprio, mi sia ripulita, ecco questo. Poi quello che andrà a succedere, siamo spettatori, e vediamo, ecco, non viviamola giorno per giorno. Non posso, parte che voglio dire, nel nostro comunque possiamo dare supporto a Gaia, diamo supporto a Gaia, non possiamo. Diamo supporto all'essere umano con la nostra energia. Il nostro lavoro lo stiamo facendo, però non possiamo cambiare le credenze, chiaramente, di tante persone, e a questo punto scatta il libero arbitrio. Io ho scelto, però hai scelto anche tu per te stesso. Mi piacerebbe salvare il mondo, ma non posso.
in questo senso. Basta salvare se stessi, va. In questo momento, sì, in questo preciso istante, credo che sia sano egoismo salvare, pensare molto a se stessi, ecco. Però ti dico, mi viene proprio difficile e sono dispiaciuta perché vorrei condividere comunque delle mie opinioni, ma non vado a innescare delle discussioni come è successo per il Covid, quando io ho detto non moriamo di Covid, moriamo perché ci fanno uscire fuori di testa. E difatti, secondo me, chi ci guadagnerà, tra virgolette, in senso molto ironico, finita tutta questa propaganda di pandemia, saranno gli psicologi, quelli, perché poi andranno tutti lì a dire, ma anche se mi rendo conto e mi fa piacere che tanti iniziano comunque a dire, ma cosa mi avranno iniettato? E questo, ecco, da persone che non avrei mai immaginato, però alla fine mi danno conferma che andare oltre, capito? La tua fede ti salva, qualsiasi vaccino che ti fai, qualsiasi, la tua fede ti salva. È l'amore che salva, lo so. Ecco, l'amore, la fede. Non ti abbandona. No, lo Io so, lo sono so. Sicura che non ti abbandona mai. Qualsiasi situazione o sbaglio che possiamo fare, però abbiamo lui, Signore vicino, che sta sempre accanto a noi e non giudica e non dice che ci punirà. Ci ama soltanto e basta, noi ci puniamo noi stessi, perché ritorna su noi stessi gli sbagli che facciamo. Certo, certo. Gli sbagli che noi sappiamo, è vero che lo stiamo facendo, lo vogliamo fare, ma quelli che magari si fanno ingiustamente, io mi rendo conto, se sbaglio, immediatamente. Non vedo l'ora, se incontro una persona che ho sbagliato, dico scusami, nel momento mi è venuta così la parola, però scusami, non volevo, è stato uno sbaglio. Io chiedo scusa subito, se no la notte non dormo. E se non la trovo, questa persona, vado a caccia che la devo trovare, perché devo fare questo, devo chiedere scusa. Devo dormire tranquilla, in pace, come stessa. Anche una piccola cosa mi fa stare male. Bene, grazie Ileana, grazie. Grazie a te, Bruno. Luminose considerazioni. Sì, è tutto, man mano che la luce aumenta, tutto diverrà trasparente, quindi vedremo un bello show. Gli oscuri non potranno più nascondersi e infatti ora agiscono proprio apertamente alla luce del Sì, sole. ho visto, percepisco, più che vedere, percepisco, perché a parte che sento queste energie che sono fortissime, e negli ultimi giorni, no, devo dire che sono stata, è andato tutto liscio, anche i miei viaggetti, non ne ho fatti, credo di non averne fatti, non mi ricordo, però se quando ieri ho detto, stavo parlando con un mio collega e dicevo oggi è tutto troppo tranquillo, infatti poi ho scritto sul gruppo la quiete prima della tempesta, non lo so, avevo sta sensazione qua, però ho detto speriamo che passi tutto in fretta. Sicuramente sono convinta che la terza guerra mondiale non ci sarà, perché non ci sarà. Speriamo. E ecco, vorrei che ci fossero più persone che aprissero di più la mente. Questo per me sarebbe una gioia. Certamente, poi ognuno si sveglia secondo i suoi ritmi a tempo debito. Noi possiamo diffondere la luce, ma
chi vuole continuare a dormire ne ha Vabbè, diritto, no? sì. Non possiamo Certo, forzare no. le persone. Bene, ci avviamo verso la conclusione. Chi vuole fare degli interventi? Vedo Antonella che è la prima volta con noi. Ciao Antonella, benvenuta. Poi vedo anche Morrigan. Ecco, se qualcuno vuole fare delle proprie Bruno, posso? considerazioni, prego, Posso dire? il Sì. dibattito è libero. Sì, io volevo dire, volevo più che Prego, altro Antonella, Emanuela. Manuela, sì, condividere con voi quello che è il mio sentire, anche perché trovo molto piacevoli questi incontri di condivisione, perché comunque sono degli incontri che arricchiscono moltissimo. Io sento ormai da diverso tempo che ciò che sta per accadere è imminente. Io, in virtù appunto di quella che è la nostra consapevolezza, poi soggettiva per ognuno di noi, io in realtà non mi sento passiva, ma in realtà parte attiva di tutto questo, perché vorrei ricordare a ognuno di noi che siamo qui in questo preciso momento perché l'abbiamo scelto noi. E quindi ognuno di noi avrà un ruolo importante e determinante in tutta questa fase di trasformazione, di purificazione. Quindi è giusto dire sia fatta la sua volontà, ma è anche vero che sarà determinante anche il nostro agire, il nostro intento, le nostre azioni volte proprio a questa trasformazione. Per il bene poi dell'umanità e per il bene supremo. Quindi io in questo senso mi sento veramente partecipe e co-protagonista, ecco, con tutti voi e con tutti coloro che sono risvegliati, che tra virgolette, no, ci definiamo risvegliati. Poi la strada è sempre, io dico sempre, come si dice in inglese, work in progress, siamo tutti insomma in quella fase in cui non arriviamo mai, ma ci sentiamo sempre più vicini alla vetta, ma siamo sempre un po'. Ecco, però niente, dico questo, nel senso, uniti con lo stesso spirito, tenendo alte le vibrazioni, il timore ogni tanto c'è, perché comunque il nostro lato umano è anche quello, però cerchiamo insomma di avere fede, di avere fiducia. Non saremo lasciati soli sicuramente, questo no. Ma Quindi, ti interrompo un attimo. grazie, Quando Manuela. io ho Grazie a voi. detto che si è fatta non la mia, ma La sua la volontà, sua sì. volontà, in realtà, come mia sua volontà è, io non decido il mio corpo, decide la mia anima. Certo, sì. Quindi è più un messaggio, un promemoria da dire, è inutile che pensi, tanto non sei tu a decidere, decide la mia anima ha già deciso, quindi io metto in pratica quello che dice la mia anima. Era solo una spiegazione, se non mi ero spiegata prima, ecco tutto qui. No, è chiaro, poi ognuno appunto agisce secondo le sue modalità, no? L'importante, come ha detto Manuela, è rimanere ben alti come vibrazioni, Sì, centrati, evitando ecco. di ricadere nelle vecchie modalità per dire. Questo è fondamentale, no? Non bisogna voltarsi indietro, come dice Gesù, no? Non bisogna, cioè si rischia di diventare delle statue di sale, no? A ritornare in un vecchio mondo, quindi ricominciare nuovamente tutto quanto da capo. Quindi rimanere ben alti nelle vibrazioni, nello spirito, perché lo spirito è proprio il nuovo mondo in cui noi andremo. Questi sogni, no? Queste premonizioni che noi abbiamo derivano proprio dal fatto che la nostra coscienza è transitata nei mondi più alti, più sottili, nell'astrale superiore e così via. Fare qualcuno. Sì.
Prego, chi vuole intervenire? Rosalba, Monica. Rosalba, vuoi rendere partecipe? No, bene o male hanno detto tutto quello che Donatella ha detto, tantissime cose che avevo letto appunto quando lei ha postato sulla chat del gruppo, le avevo letto. Quello che dice Gina, anche anch'io sono un po' come Gina, nel senso che poi comunque il mondo che ho intorno non lo sento come non l'ho mai sentito. Quindi diciamo che a volte preferisco stare nel mio silenzio e nella mia, come si dice? Ma non è neanche una chiusura, è proprio rimanere, con se stessi. Quello che ha detto Manuela, ti chiami? Sì, il fatto di rimanere centrati, quello è importante, perché specialmente per chi come me vive con persone comunque che non la pensano come me, che comunque sono, siamo su strade diverse, anche se viviamo insieme, quindi è ogni giorno una sfida. Per cui, no, veramente, per cui, però, ce la metto tutta sempre e devo essere sincera che so che sono molto aiutata e so che quella è la mia strada. Quindi sono sempre, mi risuona sempre, questa cosa mi risuona, ecco, il fatto di rimanere centrata, di fare le cose come ho sempre fatto del resto, per gli altri, per aiutare gli altri, queste cose qui. Quindi cerco di andare avanti su questa strada. Un'ottima strada. Un po' difficile a volte, Grazie. però. No, è la strada maestra, è la strada maestra, quella più rapida. La Niente, strada c'è. dell'amore e del servizio a Dio. E Sì. siccome Dio è in ognuno, cioè, trae le conclusioni. Eh sì, chiedendo sempre appunto l'aiuto di Dio, dei nostri maestri, di tutti i nostri esseri di luce che abbiamo intorno. Questo. È vero, loro ci Grazie. assistono sempre, quindi Sì, possiamo sempre sì. fare ricorso. Laddove non ci arriviamo noi, possiamo fare ricorso a loro che assistono in ogni momento, quindi non dobbiamo mai disperare. Sì. Infatti, cerchiamo di non disperare. Cerchiamo di mettercela tutta. Grazie, cara Rosalba. Grazie a te, grazie a voi. Prego, chi vuole aggiungere qualcosa? Ci avviamo alla conclusione. Non so chi non è intervenuto, Monica, Anna. Ecco, il prossimo mercoledì probabilmente faremo un collegamento con Cristina da Guimar, dalla piramide di Guimar, dalle Canarie. Piramide sulla quale abbiamo meditato tante volte. Le piramidi sono dei catalizzatori di energia cosmica che appunto ci aiutano a trasmutare. Quindi probabilmente adesso mi metterò d'accordo con Cristina, vediamo se facciamo questo collegamento, ve lo farò sapere. Bene, se qualcuno vuole rapidamente aggiungere qualcosa, così chiudiamo. Donatella, vuoi chiudere tu? Ebbene, quello che vi dico è che sono stata molto colpita dalla quantità di pubblico stasera, di amici, di famiglia che c'è stata presente. Vuol dire che l'argomento tocca tutti da vicino, che interessa a tutti tantissimo, a me fa tantissimo piacere. E quello che dico per chiudere,
siate pronti, non si sa quando lo sposo arriva. Sapete tutti a cosa mi riferisco, ma suppongo. Quindi tenete la lampada accesa, perché non si sa quando lo sposo arriva. Può arrivare stasera come può arrivare tra 10 anni. E non dobbiamo rimanere senza olio. Ecco, ho detto tutto. E poi un'altra cosa che proprio che io tengo a sottolineare, perché nel mio cammino di vita e della mia missione sulla Terra, tenete presente che abbiamo un solo Dio. Un solo Dio. E basta. Tutti gli altri sono fratelli, anche se sono maestri. Quindi non ci permettiamo di mettere idolatrare nessun altro che non sia il creatore, il nostro vero Dio, padre e madre Dio. Tutti gli altri fratelli cosmici, maestri, angeli, arcangeli, sono nostri fratelli, perché siamo tutti figli dell'unico Dio. E basta. Ricordatevelo, perché lui lo sottolinea ed è importantissimo, non cadiamo mai in quella cosa lì. Basta, volevo dire solo questo. Bene, assolutamente, Gino. Grazie Gino. Per questa Gino. Considerazione che non potrebbe essere più che appropriata, esiste solamente una fonte e tutti gli altri, tra virgolette, sono nessuno. E dobbiamo rivolgerci sempre alla fonte che è dentro e fuori di noi. Bene, grazie ancora a tutti, grazie Donatella, grazie Gina, grazie Leana. Grazie a te Bruno, grazie a tutti. Grazie per la partecipazione. Grazie Antonio. E buonanotte. Oh, ci vediamo ciao prossimamente. Grazie. Ciao Manuela, ciao, Rosalba. Ciao. Anna, Antonella, Monica, Nelly, Morrigan. Ciao. Ciao a tutti e buona serata. Un abbraccio cosmico. Grazie altrettanto, un abbraccio. Ciao, buonanotte. Buonanotte.